Noi oggi parleremo di un tema che è tra i temi più difficili da far entrare in testa a noi cristiani. Perché la parola ispirazione, noi l'abbiamo nel nostro linguaggio quotidiano, l'abbiamo legata all'arte, poesia, scultura, pittura, musica. Allora si dice, ah, questo è un pezzo ispirato, questo è un quadro ispirato, questa è una scultura ispirata. Nell'ambito invece teologico, la parola ispirazione riguarda qualche cosa di complesso e che tocca direttamente la Sacra Scrittura. Noi questa mattina vediamo cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, CCC, e ci accorgeremo che dice poco e forse non del tutto bene. Al paragrafo 105 del Catechismo della Chiesa Cattolica si dice che Dio è autore della Scrittura. E vedete che la citazione che riporta è la citazione di un documento conciliare, della Dei Verbum al numero 11. Le cose divinamente rivelate che nei libri della Sacra Scrittura sono contenute e presentate furono consegnate sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti. Perché c'è questa aggiunta? Se qui al posto mio ci fosse un pastore protestante, vi direbbe che il libro di Daniele va dal capitolo primo al capitolo 12. Perché questo testo è scritto all'inizio in ebraico, poi tutto in aramaico, poi la fine in ebraico. Se invece qui ci sono io, prete cattolico, vi dico no, guardate che il testo di Daniele non ha 12 capitoli, ne ha 14. Perché il 13 e il 14 sono scritti in greco. E Lutero il greco nell'Antico Testamento non lo voleva, perché diceva non appartiene all'ebraica veritas. E allora, giustamente, questo documento della Chiesa Cattolica dice i libri e le loro parti. Vi faccio un altro esempio. Se voi prendete il capitolo terzo, sempre del libro di Daniele, e vedete una Bibbia protestante, con tutte le ramificazioni che il protestantesimo ha, compresi questa derivazione strana che viene chiamata Testimone di Geova, non hanno la lunga preghiera di Azaria, per esempio, che è parecchio lunga. Perché? Perché è in greco. Testo dei 70, o testo greco, ha delle aggiunte che il testo originale ebraico-aramaico non possiede. E allora, giustamente, c'è questo piccolo inciso. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi, i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, con tutte le loro singole parti, perché scritti sotto ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Fin qua vi è chiaro? E l'uomo dov'è? È il Padre Eterno che prende penna e calamaio e si mette a scrivere? Dio ha ispirato gli autori umani dei libri sacri.
Per composizione dei libri sacri, Dio scelse degli uomini di cui si servì nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli stesso in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori tutte soltanto quelle cose che egli voleva, non di più, non di meno. Allora abbiamo Dio per autore, ma abbiamo anche gli uomini veri autori. Mai dimenticarlo. Cosa c'è scritto? Tutte e soltanto quelle cose che egli voleva. Tutte e soltanto. Dunque, l'ispirazione è quell'azione dello Spirito che mi produce attraverso gli uomini un libro. Però questo libro ha come autore sia Dio sia l'uomo. Questo libro però deve arrivare ad un obiettivo. Se non è consegnato alla Chiesa, non è ispirato. Su questo testo ci torneremo sopra più avanti. Intanto fermiamoci a questi primi due. Cosa dice la Bibbia circa l'ispirazione? Questo testo, seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16 e 17, è uno dei testi teologicamente più preciso nel parlare di questo tema. Pasa grafè, tutta la scrittura. Questa è la parola magica, theopneustos. Provate ad osservare. Dio Spirito, ispirato o ispirata, grafè femminile, ispirata da Dio. Vi è chiaro? È anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Insegnare, didascalian, convincere, elekmon, ma anche correggere. Insegnare, convincere, correggere per un obiettivo, quale? Educare nella giustizia. Qui ci fermiamo un momento, perché se io vi chiedessi che cosa vuol dire giustizia nel Nuovo Testamento, vorrei proprio sentire qualche risposta. Questo nell'Antico Testamento. Rendere giusti. Giustizia significa rendere giusti. E adesso chiedo cosa vuol dire rendere giusti. Perché se non è zuppa è pan bagnato, ma non capiamo niente. Educare a questa mentalità, educare
a questa giustificazione. Qua siamo in teologia veterotestamentaria ed è giustissimo quello che lei dice. Ma la seconda lettera a Timoteo è uno degli scritti finali del Nuovo Testamento. E qui abbiamo già un'elaborazione di un concetto importantissimo che ci distingue da tutte le altre religioni. Allora, vediamo un poco. Noi riusciamo ad essere impeccabili? No. E naturalmente, per essere insieme con Dio, bisogna essere impeccabili. E noi non lo siamo. Dunque, siamo degli illusi di poter essere salvi. Allora, nel mondo ebraico, veterotestamentario, si è elaborato questo pensiero. Se io mi impegno fino allo spasimo per adempiere la legge, vedi farisei, io ogni volta che adempio alla legge ottengo dei punti. E ogni volta che pecco perdo dei punti. Sta meglio. Il bilancio finale fa sì che io sia salvo se ho dei punti in positivo, mentre invece sono non salvo se ho dei punti in negativo. Ma allora l'essere giusto, avere punti in positivo, dipende da me. Chiaro? E quindi io mi salvo. Con Gesù le regole del gioco cambiano. Gesù dice, tu hai dei punti in positivo, non perché sei impeccabile, o perché hai un disastro di meriti che hai accumulato lungo la vita. Ma tu sei giusto perché credi. Vi è chiaro? Naturalmente. Bisogna chiedersi che cosa vuol dire credere. Per la stragrande maggioranza di noi cristiani, credere vuol dire essere eretici. Perché per noi credere molto spesso significa accogliere dentro di noi e fare nostri i misteri di Dio. Dio è uno e trino. Non lo spiego con la ragione, è un mistero. Lo accetto. Chiaro? Quel pane cessa di essere pane e diventa corpo di Cristo. Con la ragione non lo capisco, però lo accetto. Il Papa è un uomo come me, ma io non sono infallibile, lui sì. Qualche volta. Con la ragione non lo capisco, ma lo accetto. Maria scodella Gesù bambino e resta vergine. No, con la ragione non è possibile. Ma per fede lo accetto. L'accettare tutti questi misteri, noi diciamo, sono credente. Accettare i misteri significa essere credente. Il Nuovo Testamento non ha questa idea di fede. L'idea di fede che il Nuovo Testamento ha è un po' birichina. La fede è una tensione, è un cammino
è un percorso indirizzato verso l'identificazione con Cristo. Poi lì dentro ci mettete tutto quello che volete, ma il dato semplice, originale, fondamentale è questo. Pisteuo eis, credo verso. E allora se io mi fido di Gesù Cristo, accolgo ciò che Lui mi dice, anche se mi dice delle cose che la ragione fa fatica a capire. Però l'obiettivo non è accogliere questo, ma è progressivamente avvicinarsi a ciò che lui pensava, a ciò che lui giudicava, vedeva, decideva, agiva. Questo è pisteuo eis. E Gesù dice, io ti faccio giusto. Non tu ti fai giusto, io ti faccio giusto nel momento in cui tu fai questa scelta di credere in questo modo. Ecco perché Gesù non chiede la impeccabilità, ma chiede la fedeltà. Però deve essere di questo tipo, non quella di Lutero. Il concetto di fede di Lutero non è esattamente questo. Perché se io dico sola fide sufficit, devo chiarire che cosa vuol dire quella fede. Perché se quella fede è questa qui, siamo a posto. Perché questa è la fede biblica. Ma se io accetto la fede nella visione luterana, beh, non sufficit proprio niente. Perché a quel tipo di fede, la lettera di Giacomo risponde, tu credi in Dio? Sì, anche il demonio, e quello non è salvo. La fede di cui parla il Nuovo Testamento è una fede operante. Ecco perché pisteuo eis. Questa scelta di prendere Gesù Cristo come modello e di fare un cammino di avvicinamento verso di Lui, ogni giorno, progressivamente, per tutta la vita. Per questo i grandi santi dicono, noi non siamo cristiani, noi diventiamo cristiani per tutta la vita. Mentre invece, nella concezione normale, è io ti infilo il battesimo, ti infilo la prima comunione, ti infilo la cresima, sei cristiano. Insomma, diciamo che quando tu vivi queste esperienze sacramentali hai gli strumenti per diventare cristiano, questo sì. Bene, allora tutta la scrittura ispirata da Dio è utile per educare nella giustizia, cioè per educare a questo modo di concepire la fede e quindi la vita. E quindi in questa educazione alla giustizia si insegna, si convince, si corregge. Ci siete? Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Il problema è questo. Essere completo significa che tu sei ancora in fase di riempimento. E tutta la vita avrà questa caratteristica. Bene, c'è un altro testo interessante. Qui non vi ho messo il greco perché era troppo lungo. Mentre i farisei erano riuniti insieme, Gesù chiese loro, che cosa pensate del Messia? Di chi è figlio il Messia? Gli risposero di Davide. Disse loro, come mai allora
Davide, mosso dallo Spirito. Lo chiama Signore dicendo, disse il Signore al mio Signore, disse Yahweh al Messia, siede alla mia destra affinché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Come mai Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore? E loro dicono che invece il Messia è figlio di Davide. E Gesù: se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Croc, 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 croc. Gesù non è che fosse molto facile, eh? Provate voi a risolvere questo punto di domanda di Dio, per l'amor di Dio, andiamo a mangiare la pizza che è meglio, perché questa è una questione di lana caprina. Ma è proprio qui il problema. Non è tanto nella lana caprina, ma nel pregiudizio che gli orientali avevano sul Messia. Quello che a noi interessa non è adesso dirimere il problema che qui viene posto. Lo si può fare, stiamo tranquilli fino a mezzogiorno, concentrati su questa domanda e su questa risposta e sull'ulteriore domanda di Gesù. Ma noi quello che interessa è vedere come Gesù di sfuggita dica che questo brano salmico sia di Davide mosso dallo Spirito. Questo è importante. Quindi noi possiamo brevemente dire che già nel testo biblico c'è la piena consapevolezza che questa parola non è una parola umana, ispirata da Dio, Davide mosso dallo Spirito. Fin qua ci siamo? Bene. Vediamo un'ulteriore testimonianza. Siamo agli inizi della storia della Chiesa, ci troviamo a Gerusalemme, Pietro e Giovanni hanno appena subito un processo al Sinedrio e il Sinedrio li ha liberati, però con una raccomandazione, li ha pestati prima, poi li ha raccomandato: non predicate più Gesù morto e risorto. Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e degli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro Padre, il tuo servo Davide, e c'è una citazione del brano di un salmo, perché le nazioni si agitarono, i popoli tramarono cose vane, si sollevarono i re della terra, i principi si allearono insieme contro il Signore, contro il suo Messia. E qui c'è l'interpretazione. Chi sono i sovrani della terra e i principi? Sono due persone, Erode e Pilato. Davvero in questa città Erode e Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce
e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Tutte cose che a noi interessano, ma oggi ci interessa questo. Questa è la convinzione della Chiesa nascente. Per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, e giù, la citazione di un testo salmico. Dunque noi dovremmo arrivare a questa conclusione, se passassimo in rassegna tutta quanta la Bibbia, l'ispirazione è quel fenomeno dove l'uomo è mosso dallo Spirito Santo nel dire e scrivere alcune cose. Ora, noi facciamo questa mattina una riflessione un pochettino più approfondita di quanto il nostro amico catechismo e di quanto questi accenni della Scrittura possono dire. Naturalmente per noi la fonte è sempre la Scrittura. In questo caso una Scrittura riproposta dal Magistero. Le cose divinamente rivelate che nei libri della Sacra Scrittura sono contenute e presentate furono consegnate sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Questa è un'affermazione biblica. Notate? Abbiamo appena visto.